Quest'area di progetto è indirizzata ai ragazzi di seconda ITIS e ha dallo scopo di approfondire la conoscenza su questo bellissimo monte, il Monte Presolana. Faranno degli studi non solo dal punto di vista storico, delle tradizioni locali, ma faranno anche degli esperimenti di tipo chimico-fisico sulle rocce e analizzeranno i fossili che possiamo trovare quando andiamo in gita escursionistica sulla Presolana. Quali discipline saranno coinvolte? Molte discipline, vengono coinvolte la disciplina di storia, di chimica, di fisica, di scienze della terra e anche di matematica. Un'area di progetto che durerà quanto? Un'area di progetto che durerà questi 2 mesi, quindi dicembre e gennaio, poi a febbraio si raccoglierà il materiale e si farà una presentazione pubblica di tutti gli studi che sono stati effettuati. Avete coinvolto anche associazioni ed enti del territorio, perché? Era necessario, in quanto per le uscite escursionistiche abbiamo dovuto appoggiarci al CAI di Clusone e al CAI della Presolana, che riguardo alle gite escursionistiche in questa zona sono imbattibili. Inoltre abbiamo chiesto anche supporto di tipo didattico a Bergamo Scienza, infatti oggi è presente il professor Pizzigalli per vedere come è possibile integrare le nostre conoscenze con le conoscenze dei vari musei e dei vari esperti della Bergamasca. Luigi Latuada, presidente della sezione CAI di Clusone, anche voi coinvolti in questo progetto, cosa ne pensate anzitutto e come intendete collaborare? Sì, siamo stati coinvolti dal professor Pezzoli dell'Istituto Pacati di Clusone, in cui è stato fatto uno studio sulla Presolana, da quando è nata, dal Triassico. Ci ha chiesto la collaborazione. Noi intendiamo partecipare soprattutto portando i ragazzi sul territorio. Adesso loro hanno tempo 2 mesi per fare i vari studi che possiamo parlare, in cui parleranno della chimica, della formazione, della roccia, della dolomia, della flora, della fauna, della Presolana. Adesso hanno tempo 2 mesi divisi in gruppi per studiare la formazione della Presolana e poi alla fine ci ritroveremo e pensiamo di portarli in ambiente questa primavera, non trascurando poi il discorso sicurezza che faremo con la collaborazione del Soccorso Alpino, e poi insegneremo anche loro a usare gli strumenti tecnologici sempre che riguardano la sicurezza in montagna. È importante avvicinare i ragazzi alla montagna? È importantissimo avvicinare i ragazzi alla montagna, specialmente i ragazzi che vivono sul territorio, perché è chiaro che è più difficile avvicinare i ragazzi alla montagna che abitano al mare o in pianura. Abbiamo la fortuna, cioè questi ragazzi secondo me hanno la fortuna di vivere in questo contesto di territorio, è giusto che conoscono le montagne che li circondano.